Con una stima di 7,77 milioni di diversi tipi di specie sul pianeta, il mondo animale è estremamente vario. E sebbene la biodiversità terrestre sia generalmente nota, gli esseri umani sono spesso ignari delle cose straordinarie che le nostre controparti animali possono eseguire. In questo video andremo a scoprire 10 fatti incredibili sugli animali che stupiranno anche i più accaniti appassionati del regno animale. Sulla Terra sono state riconosciute quasi 1 milione di specie animali, ognuna delle quali contiene un tomo di informazioni biologiche. Lo studio e la ricerca di tale biodiversità non cessano di fare nuove affascinanti scoperte sulle creature che popolano il nostro pianeta. Crediamo che comprendere meglio gli animali del mondo aiuterà le persone a prendersi cura di loro nel migliore dei modi. Questa lista dei fatti più strani sugli animali include alcuni comportamenti che potrebbero apparire strani ai nostri occhi, ma del tutto fondamentali per l'esistenza di certe specie. Potrebbero essere meccanismi difensivi che aiutano l'animale a evitare i predatori o anche strumenti che aiutano l'animale nella ricerca del cibo. Ecco allora 10 fatti sorprendenti sugli animali che probabilmente non sapevi e che potranno arricchire la tua conoscenza su questo fantastico mondo. Ma intanto, se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale e spunta la campanella per ricevere le notifiche dei prossimi video. Al numero 1, le impronte digitali del koala. Le impronte digitali umane sono stranamente simili alle impronte digitali di koala. Le loro impronte digitali sono così simili da essere state scambiate per impronte umane sulla scena di un crimine. Mentre è abbastanza normale che oranghi e scimpanzé abbiano impronte digitali simili alle nostre, i koala sono evolutivamente distanti dagli umani. Le impronte digitali hanno diverse funzioni, tra cui l'aumento della presa che consente all'animale di afferrare più facilmente superfici ruvide come rami e tronchi d'albero, e inoltre aumentano la sensibilità al tatto, permettendoci di percepire le trame e le forme degli oggetti che teniamo in mano. I koala non sono molto diversi in questo senso, in quanto sono mangiatori piuttosto esigenti, con una forte preferenza per le foglie di eucalipto sambuco. Le loro impronte digitali sembrano consentire di ispezionare al fondo il cibo prima di consumarlo e di gestire al meglio movimenti necessari per raggiungere le cime più strette degli alberi. Al numero 2 scopriamo che il corno del rinoceronte è fatto di capelli. Le corna di rinoceronte sono fatte di cheratina, la stessa proteina che costituisce i capelli e le unghie. Le corna di rinoceronte, secondo gli specialisti dell'Università dell'Ohio, sono depositi minerali di calcio e melanina, simili a zoccoli o becchi, a differenza di altri animali le cui corna hanno un nucleo osso ricoperto di cheratina. Secondo la stessa ricerca, le corna vengono appuntite come fossero matita, i rinoceronti infatti affilano le loro corna strofinandole contro un albero. In passato si riteneva che il corno di rinoceronte avesse proprietà medicinali. Tra i presunti benefici vi era la capacità di guarire epitastasi ed emicranie, oltre a curare la difterite, l'intossicazione alimentare e aumentare la libido. La Zoological Society of London, tuttavia, ha smentito le affermazioni secondo cui la cheratina di rinoceronte avesse alcun effetto sul corpo umano e l'uso delle corna di rinoceronte per motivi medicinali è stato bandito dal 1993. Al numero 3, ipnosi e rane. Un altro fatto interessante sugli animali: devi sapere che puoi ipnotizzare una rana toccando leggermente il suo stomaco quando è sdraiata sul dorso. Può apparire strano, ma una delle caratteristiche più sorprendenti della natura è la capacità di ipnotizzare gli animali, ovvero indurre uno stato di immobilità noto come catalessia che si riscontra anche nelle persone a determinati livelli di ipnosi. Per ipnotizzare una rana, posizionala sulla schiena e tienila immobile per alcuni secondi. Se ritiri le mani, rimarrà ferma, mentre per invertire l'ipnosi ti basterà capovolgerla. Questa risposta naturale è comune nel mondo animale, in quanto i predatori possono rilevare il movimento. Restare immobili è quindi una reazione di sopravvivenza naturale. Uno spavento o uno shock improvviso può far immobilizzare o addirittura uccidere molte creature, comprese le persone. Al numero 4, digestione alimentare del bradipo. Sapevi che il cibo di un bradipo impiega ben 2 settimane per essere digerito? Il bradipo dalla gola bruna è un mammifero affascinante e raro che si trova nelle giungle dell'America centrale e meridionale. I bradipi si sono evoluti per spendere pochissima energia, poiché la loro dieta è povera di calorie e sostanze nutritive. I bradipi dalla gola bruna vivono principalmente su foglie di foresta rigide e gommose. Tali foglie sono anche ricche di tossine utilizzate come difesa dalla pianta della foresta pluviale.
Il bradipo, d'altra parte, ha sviluppato un sistema digestivo per far fronte a queste foglie indigeribili. Il loro stomaco è infatti a più camere, simili a quelli di una mucca, e contiene una varietà di microbi che aiutano nella graduale rottura della foglia. Il processo digestivo di un bradipo è il più lento di qualsiasi animale al mondo, impiegando ben 2 settimane per completare un pasto. I bradipi hanno inoltre sviluppato alcuni adattamenti alla vita nelle foreste, come la loro pelliccia che si estende dalla pancia alla schiena. Questo perché i bradipi normalmente pendono a testa in giù per buona parte della loro lunga giornata. L'acqua piovana defluisce dal loro corpo proprio a causa del modo in cui è strutturato il loro manto peloso. I loro grandi artigli arricciati sono utili sugli alberi, ma rendono difficile muoversi sul terreno. I bradipi si muovono lentamente e dolorosamente sul terreno, rendendoli facili prede di animali predatori. La loro pelliccia diventa inoltre un ecosistema a sé, in quanto ospita anche piante, alghe, funghi e falene che prosperano tra i peli della folta copertura. Al numero 5, gli elefanti non sono in grado di saltare. Nonostante quello che potreste aver visto nei cartoni animati del sabato mattina, gli elefanti non possono saltare. Questo fatto ha una semplice spiegazione: non ne hanno bisogno. La maggior parte degli animali, come canguri, scimmie e rane, lo fanno per sfuggire ai predatori. Gli elefanti non hanno invece predatori naturali, in quanto dipendono dalle loro enormi dimensioni e dalla loro struttura sociale che mantiene i singoli individui al sicuro. Sollevare inoltre da terra un peso di ben 4 tonnellate sarebbe poi impossibile. A differenza poi di altri animali, le zampe degli elefanti hanno tutte le ossa rivolte verso il basso, il che significa che mancano della molla necessaria per sollevarsi da terra. Gli elefanti hanno molti tratti distintivi, come un alto senso dell'olfatto, un ridotto rischio di cancro e una vita sociale alquanto complessa. Tuttavia, non sono in grado di saltare, il che è abbastanza intuibile data la mole. Inoltre, questi animali sembrano incapaci di correre più veloci di 24 km orari. Anche questo fatto è legato alla non necessità di sfuggire a predatori. Al numero 6, quanto latte riescono a produrre le mucche? Una mucca genera circa 200.000 tazze di latte durante la sua vita. La dieta media annuale di una vacca comprende circa 2,5 tonnellate di cereali, 6,5 di foraggio, pochi metri di prato e fino a 7.000 litri di acqua. Il latte viene poi utilizzato per produrre una vasta gamma di latticini. Un chilo di crema di formaggio richiede 78 bicchieri di latte, un chilo di formaggio richiede 38 bicchieri di latte e poco più di 200 grammi di yogurt richiedono un bicchiere di latte. Al numero 7, le giraffe non hanno corde vocali. Per molti anni si è creduto che le giraffe passassero la maggior parte della loro vita tranquilla, a parte occasionali sbuffi. Ma in realtà le giraffe non sono poi così silenziose. Secondo un nuovo studio dell'Università di Vienna, che esamina l'acustica degli animali, le giraffe trascorrono le loro notti cantando. Per decenni i guardiani dello zoo hanno sostenuto che l'unico suono emesso dai loro animali fosse uno sbuffo raro. Si pensava che i lunghi coli delle giraffe fossero responsabili del loro comportamento sommesso. Le giraffe hanno certamente una laringe, ma la loro trachea lunga 4 metri potrebbe non essere stata in grado di produrre un flusso d'aria sufficiente per far vibrare le loro corde vocali ed emettere suoni. I ricercatori hanno anche ipotizzato che gli esseri umani non fossero in grado di ascoltare la comunicazione delle giraffe perché la frequenza era troppo bassa. Al numero 8, lo struzzo ha più occhi che cervello. Ebbene sì, il cervello dello struzzo è più piccolo del suo bulbo oculare. Lo struzzo è l'uccello più grande al mondo, i suoi occhi hanno un diametro di circa 5 cm, circa le dimensioni di una palla da biliardo. Lo struzzo ha bisogno di occhi grandi per adattarsi al suo habitat terrestre e, contrariamente alla credenza comune, lo struzzo non nasconde la testa sottoterra di fronte al pericolo. I grandi occhi dello struzzo gli consentono di percepire dettagli straordinari dei predatori anche a distanze considerevoli. In caso di pericolo avrà così tempo di correre tanto rapidamente quanto gli permetteranno di fare le sue enormi gambe muscolose.
le ossa dell'orango. Poiché capita spesso che gli oranghi cadano dagli alberi, quasi la metà di loro ha le ossa rotte o fratturate. Mentre i conteggi affidabili della popolazione di oranghi sono difficili da ottenere, le stime collocano il numero di oranghi rimasti allo stato selvatico tra i 50.000 e i 65.000 esemplari. Molti esperti purtroppo ritengono che se l'attuale tasso di estinzione continua, gli oranghi si estingueranno in natura in meno di 50 anni. Ma infatti prima d'ora tutta la loro vita è stata messa a repentaglio così seriamente. Ogni anno vengono purtroppo uccisi tra i 3.000 e i 5.000 oranghi. Inoltre, i disastri naturali e lo sfruttamento umano delle foreste minacciano l'estinzione di uno dei parenti più stretti dell'umanità. Gli oranghi hanno perso quasi l'80% del loro habitat negli ultimi 20 anni e gli incendi nel 2097-98 hanno ucciso circa un terzo delle specie animali. Al numero 10, posizione del cuore del gambero. Il decimo fatto strano sugli animali riguarda la posizione del cuore del gambero che si trova nella sua testa. Il gambero è una specie di animale acquatico che viene spesso utilizzato in cucina. I gamberetti possono essere trovati sia in acqua salata che in acqua dolce. Invece di una spina dorsale, i gamberetti hanno 10 zampe e un esoscheletro che protegge e organizza i loro corpi. Il cuore di un gambero si trova quindi sulla testa e secondo l'anatomia dei gamberetti il cuore è posizionato esattamente sotto il cranio. E poiché sia il cranio che il torace sono coperti da un carapace uniforme, il torace potrebbe essere erroneamente identificato come un pezzo della testa. I gamberi sono quindi divisi in due parti, la testa e la coda, in pratica non hanno un torace. Bene, finisce qua questo video, mi raccomando, se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale, lascia un like a questo video, noi ci vediamo nel prossimo, ciao e a presto.